Però raga, qui Eagle, brevissimo video dopo un sacco di tempo, sono qui per darvi un po' di informazioni sulla battle che si terrà sabato 16 aprile a Milano, esattamente al Barrios, che è lo SmackDown, penso sia uno degli eventi più grandi post-Covid che ci siano stati, o almeno uno con i premi più alti, no, ma sicuramente anche più grandi. Infatti come premi ci sono 1000 euro in denaro, più si diventa automaticamente testa di serie di Freestyle Mania 2. Come teste di serie già ci sono Snake, Debit, Frank, il Dottore, Morbo, Hydra, Shaker, OBLNK e Astice. Cioè, cos'altro vogliamo? Cos'altro vogliamo da una battle? In giuria c'è Dunk, Rango e Rend come DJ Magno, guest star Italian Fight Magazine. Ma passiamo alle informazioni che veramente, secondo me, vi interessano, che sono... Ragazzi, è obbligatoria l'iscrizione online, la pre-iscrizione online. Dovete scrivere alla pagina dello SmackDown, dovete comunicare il vostro nome più confermare l'iscrizione sul luogo, che vi ricordo va confermata entro le 20:30, quindi dovete arrivare lì presenti entro le 20:30, perché la battle appunto inizia alle 21, le selezioni iniziano alle 21, e l'organizzazione si è impegnata un sacco nel cercare di essere più precisa possibile con i tempi, non come le classiche battle che dicono alle 21 e poi iniziano alle 4 di notte, quindi mi raccomando siate puntuali entro le 20:30. E niente, che altro dire, vi ho dato tutte le informazioni, vi lascio con un po' di video con i pareri di quelli che sono alcuni delle teste di serie più uno degli organizzatori e niente, ecco Debit. Ah, finalmente un evento come Cristo comanda, raga. Un palco delle teste di serie di livello, cioè nel senso, più la nuova generazione, capito, tutti quelli forti che si qualificano, viene una roba apocalittica, oserei dire. Per quanto riguarda i pronostici e queste cose qua, allora abbiamo già aperto il banco scommesse, però non possiamo rivelare pubblicamente le quote, perché è roba, capito? Quindi se volete le quote dovete venire per forza la serata, ci sarà il bagarino, capito? Ci sarà il banchetto, le quote, te va là. Dici, senti, ma per picchietto? E ci va. Io qualche cosa già ce l'ho in mente, secondo me, essendo una serata molto... una serata che manca da tanto tempo, secondo me accadrà qualcosa che manca da tanto tempo, capi? Quindi vi consiglio così spassionatamente qualche quota di quelle arte imprevedibili, specialmente per quanto riguarda la vittoria. Secondo me saremo stupiti da sto SmackDown. Da Biggia SmackDown. Ma raga, 16 er fuoco. Allora, mi hanno chiesto di fare un video dove faccio delle considerazioni sullo SmackDown. Innanzitutto il fatto di essere riuscito a scroccare i soldi anche a sto giro, illudendo l'Italia di saper fare freestyle, lo considero comunque un risultato importante, un grosso traguardo. Invece, se devo fare un pronostico, io spero solo di perdere, perché le ultime due Yano The Name le ho vinte io, e io che faccio 20 ore alla play al giorno, che batto quelli che fanno 20 ore di freestyle al giorno, mi fa venire i sensi di colpa. Mi dispiace, perché siamo arrivati al punto in cui la gente si vanta se riesce a battermi, quando dovrebbe semplicemente vergognarsi perché non riesce a farlo. Cioè, mi dispiace, veramente, non so che dire. Maya, hai qualcosa da aggiungere? Bella rega, sabato siamo tutti carichi per questa battle, ci divertiremo di brutto, qui è Astice, Bologna, ben ti voglio, sono qui con il vincitore. Modestissimo il nostro Astice, modesto. Lui, è lui il vincitore, è lui. E niente, sono carichissimo, voglio di beccarmi con tutti quanti e niente, ci vediamo sabato. Ragazzi, sono io, Zenzero Show, sono qui con il vincitore della battle. siamo casati per questo SmackDown, perché è la prima battle grossa dopo un'infinità, una battle enorme, gigante, quindi siamo super gasati. Mi hanno chiesto di chiedere dei pronostici, secondo me il vincitore, ve l'ho detto, sta qua. No, lui. Chi esce agli ottavi? Sicuramente io, ma no. Cercherò di farlo con il sorriso, speriamo che usciamo tutti dagli ottavi, così andiamo bene. Ci godiamo la battle. Bella a tutti, ci vediamo questo sabato.